Extinction Rebellion stiamo cercando di sensibilizzare la gente a scegliere le banche in maniera da scegliere la banca che investe più in progetti di energia rinnovabili e magari tralasciare quelle banche che investono nell'industria del petrolio, del carbone e del gas. Come vi chiamate? Ricordiamo. Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. È più o meno la scelta tra l'estinzione oppure la ribellione a questo sistema economico che porta ancora a finanziare magari la trasformazione di gasdotti in gasdotti adatti all'idrogeno, come se l'idrogeno che sarà prodotto sostanzialmente con energia prodotta attraverso bruciando petrolio e carbone, come se appunto l'idrogeno fosse la soluzione, mentre le soluzioni sono sostanzialmente l'idroelettrico, l'eolico e il fotovoltaico. Ecco, tra l'altro c'è il cartello con le varie banche e dei secchi. Spieghiamo come mai appunto avete dei secchi. Sì, appunto vogliamo invitare la gente a pescare i pesci, pesci dove c'è scritto tutte le informazioni sugli investimenti delle banche in Polonia, in Mozambico, in Ghana, dove Eni e altre industrie si fanno finanziare appunto dalle banche. E però distruggono il paesaggio e cercano di tirar fuori petrolio e carbone da sottoterra, ma tanto non lo potremo bruciare perché sennò ci estingueremo. Possiamo vedere un esempio del contenuto? Sì. Allora, in questo caso c'è solo il QR code per chi vuole unirsi. Col tutto plastificato, Sì. ovviamente, nel rispetto Allora, delle. questo è perché uno dei più grandi investimenti è appunto nella calotta artica. E quindi, comunque, le banche più, sicuramente più grosse coinvolte sono BNP Paribas e Deutsche Bank, che comunque sono sempre presenti in Italia. UniCredit e Intesa comunque seguono anche loro con i loro investimenti. Questi sono investimenti di 3.000 miliardi di euro, di dollari, tra il 2016 e il 2020. Questo è il periodo dopo gli accordi di Parigi, in cui tutte le banche si sono dotate di politiche per evitare gli investimenti nel fossile, però non stanno seguendo le loro stesse politiche, perché anche nel 2020, con il calo dei consumi, comunque le banche hanno investito altri soldi, sia come finanziamenti, sia proprio come investimenti. E quindi questo non ha molto senso.